Amici di Mondo Futsal, buon pomeriggio da Davide Mancini e benvenuti al Palasport di Fondi, sfida di Serie C1, Gymnastic Studio Fondi contro Civitavecchia. Tutte e due le squadre appaiate a 25 punti in classifica, 7 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. E allora chi vince sorpasserà proprio l'altra formazione. All'andata finì 4-2 per il Civitavecchia. E allora gli uomini di Paluzzi oggi cercano il riscatto dopo la sconfitta del girone d'andata. Per Angeletti, organizza l'azione offensiva, subito molto veloce, l'azione proposta dalla Gymnastic Studio, Angeletti, ancora Martufi, alimenta l'azione offensiva dall'altra parte, numero 5, Guastaferro va fino in fondo, ci mette una pezza a Petecchi, Guastaferro, Frusciante, Cerrotta, basso, viene a prendersi il pallone, scappa sulla destra, Cerrotta, il piazzato, il vantaggio del Civitavecchia, si allarga Angeletti, il pallone per il numero 10, suggerimento dall'altra parte, servire Guastaferro, il numero da parte di Guastaferro, poi Angeletti trova il pareggio dopo un minuto dal vantaggio del Civitavecchia. Attenzione a Capomaggio, le finte, il numero 26 porta il pallone sul sinistro, non ci sono soluzioni, si chiude la strada da solo, il numero 26, poi arriva Angeletti, il sinistro, il bolide vincente di Angeletti. Tutto pronto per il secondo tempo di Gymnastic Studio Fondi Civitavecchia, avanti 2-1, la formazione allenata da Paluzzi, se ne va, ancora una finta, Angeletti mette dentro, è un capolavoro di Angeletti, finalizzato alla perfezione da Teseo. Poi Angeletti smista subito per Guastaferro, che allarga la partita di Teseo, sempre Guastaferro, è solo Guastaferro, 4-1. Attenzione all'azione in contropiede di Sannino. Ancora Sannino per Righini con il tacco, 4-2, si riapre la sfida. Attenzione a De Falco, in aria De Falco! Una prodezza di De Falco per il gol del 5-2, rovesciata spettacolare. Pallone giocato dal Civitavecchia, sulla destra ha sbagliato e poi la conclusione di De Falco. Cerrotta. E c'è il gol. Poi Frusciante allarga per Righini, possibilità di calciare. E il gol di Righini che trova l'angolo più lontano. Attenzione, Frusciante, pallone dentro per Nistor. Accorcia ancora di più le distanze Nistor. Finisce qui l'incontro, termina 7-4 in favore della Gymnastic Studio che batte Civitavecchia, vola quota 28 in classifica lasciando Civitavecchia 3 lunghezze più sotto. Grazie da Davide Mancini e arrivederci al prossimo appuntamento con Mondo Futsal.